Amici e amici, bentornati a un'altra recensione musicofila. Oggi, come avrete letto dal titolo, parleremo di Debussy e il mistero, scritto da Vladimir Yankelevich per Il Mulino. Un gran libro questo, profondo, estremamente intenso e complicato. Un libro non proprio per tutti. In primo luogo per i frequentissimi riferimenti alle opere di Debussy, di cui si dà una conoscenza assoluta pressoché per scontata. Inoltre, essendo questo un testo filosofico, non si concentra tanto su Debussy da un punto di vista e con un approccio musicologico, ma individua nel compositore francese un punto di vista privilegiato e un illuminante strumento di comprensione della realtà. Motivo per cui le pagine pullulano di riflessioni, pensieri, immagini ed elucubrazioni, ricoperte da una patina di affascinante oscurità, e che meritano per forza numerose letture per poter essere comprese appieno. Le idee di Yankelevich sono cariche di suggestione, in larga parte, non tutte, condivisibili, e permettono di comprendere e di percepire Debussy ad un livello più profondo, come raramente ho sperimentato in altre letture. L'autore inizia partendo a spiegare il titolo, definendo il mistero e contrapponendolo al segreto. Il segreto, infatti, dice l'autore, è essenzialmente decifrabile, come un indovinello, un enigma, un problema da risolvere, mentre il mistero è qualcos'altro, posto in un'altra dimensione. Esso è un'atmosfera, un alone, una condizione impenetrabile, un fumo in cui non passano i raggi della luce. Ed è proprio il mistero la caratteristica della musica, ed è proprio la musica di Debussy che più di tutte riesce a cogliere il mistero e a trascriverlo sul pentagramma. Si parla di tanti misteri in questo libro, i misteri dell'angoscia, della voluttà, della morte, tutti riconducibili infine a quello che è il più grande mistero di tutti, e cioè il mistero del destino. Un ammasso di catene che lega e schiaccia a terra la condizione umana, le vite di tutti noi. La musica di Debussy, dice Yankelevich, è la poesia del mistero ontologico, ossia di quel volatile gioco dell'apparire che è propriamente il mistero in cui sono immerse le cose, poiché è il fatto stesso di esserci che è misterioso, e l'esistenza in generale che è bizzarra, oscura, inesplicabile. È inutile quindi domandarsi il perché delle cose, dell'esistenza, perché non c'è una spiegazione, un filo logico. La realtà è un mistero, e Debussy è colui che è in grado di comunicarci tutto questo. Il tempo debussiano non è proteso in avanti, in modo dinamico e fluente, ma è un continuo memento di un'imminente fatalità, uno stagno immerso in una nebbia piena di nostalgia e rassegnazione. E lo stagno in fondo che cos'è se non acqua fissa, immobile, morta? E Debussy, secondo l'autore, è stato proprio il musicista delle acque dormienti e stagnanti. Magari con qualche gorgo improvviso, uno zampillo fugace, ma nulla più, senza lo scorrere vitale dell'acqua di fiume o di mare. Debussy non costruisce, non spiega, non traccia un percorso da seguire, ma contempla se stesso e l'ambiente circostante in cui è immerso, in un continuo stato di osservazione ovattata e sfumata introspezione. Yankelevich poi spende molte pagine prendendo come punti di partenza, per ulteriori riflessioni e speculazioni, alcune delle caratteristiche musicali di questo compositore, come ad esempio l'arabesco, le note ribattute, gli accordi perfetti e le settime e le none giustapposte, l'intervallo di seconda maggiore, la bitonia, la tonalità in generale, i vari colori, e soffermandosi in particolare sul ruolo fondamentale giocato dal silenzio. Il libro si conclude infine con un capitoletto intitolato L'innocenza e la primavera, in cui il filosofo tratteggia ulteriori peculiarità caratteriali di Debussy, come il suo essere misterioso e fantasioso, grazioso e violento allo stesso tempo. Insomma, un testo questo che è secondo me un monumento alla musica di Debussy. Un monumento talmente alto di cui non si vede la cima perché scompare fra le nuvole. Una mappa incantata in cui vengono fatti convergere sulla musica del compositore punti e influenze di ogni genere, dall'esoterismo alla poetica simbolista, dalla pittura alla mitologia pagana e così via. Questo è uno dei rarissimi casi, uno dei rarissimi libri in cui non sento la mancanza delle immagini. C'è qualche pezzo di pentagramma qua e là, ovviamente delle opere di Debussy, ma non ci sono foto, non ci sono immagini, ritratti, non ce ne sono. Bene, questo è uno di quegli sporadicissimi casi in cui la scrittura è talmente pregna, è talmente densa di significato e ti prende a tal punto che le immagini sarebbero state, boh, forse un riempitivo, un qualcosa di superfluo, e quindi non ne ho sentito il bisogno in questo caso. Un libro molto suggestivo, come ho detto, talvolta criptico, certamente non è una lettura facilissima da digerire e che necessita di studi musicologici o comunque di musica alle spalle per poter essere almeno un po' apprezzato. Senz'altro non è un libro consigliabile come primo incontro alla musica di Debussy, perché altrimenti non ci si capisce niente. Amici e amici, siamo arrivati alla conclusione di questa recensione musicofila, vi faccio rivedere la copertina di questo bellissimo libro e quindi aspettate che la metto
non contro la lampada, ecco qui. E quindi vi ripeto, l'autore filosofo si chiama Vladimir Yankelevich, il titolo è Debussy e il mistero, edito da Il Mulino. Non è, come avrete visto dalla copertina, un libro nuovo, infatti è un libro uscito per questa casa editrice più di 30 anni fa, ma dovrebbe essere ancora in commercio. E quindi fatemi sapere se avete apprezzato questa recensione, se conoscevate l'autore, il compositore, immagino di sì, il libro in questione, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa recensione, scrivetemelo nei commenti, attivate la campanellina, iscrivetevi, condividete questo video con chi volete e per quanto riguarda noi, amiche e amici, ci vediamo a una prossima recensione musicofila. Ci vediamo, ciao ragazze e ciao ragazzi!